E bentornati in questo nuovo episodio della carriera giocatore con Zlatan Ibrahimovic, con il quale stiamo provando a fargli vincere l'unico trofeo che gli manca, ossia la Champions League. E oggi partiamo proprio dal Manchester City ai quarti di finale. Ma prima di iniziare subito con la partita, ovviamente, ragazzi, ci andiamo a vedere un attimino il tabellone, perché alcune partite sono state già giocate e vorrei vedere appunto i risultati. Abbiamo il Borussia Dortmund che all'andata batte il Real Madrid per 2-0 e Bayern Monaco e Lipsia che si spengono sul pareggio con 1-1. Poi oggi appunto ci giochiamo noi la partita contro il Manchester City, sia l'andata che il ritorno, e poi la Juventus andrà a giocare contro il Liverpool. Quindi belle partite, toste. Sicuramente la nostra è praticamente tostissima contro il City di Pep Guardiola, ma tant'è che ce la dobbiamo andare a giocare ovviamente nel migliore dei modi. E non potevo io far mancare a Zlatan Ibrahimovic per questa partita neanche un piccolissimo punto percentuale di stamina, e infatti siamo al massimo. E poi tra l'altro guardate che bel voto ho io con Pioli, con Mister Pioli, siamo quasi al 100%, quindi diciamo che questi pre-partita, tra virgolette, chiamiamoli così, in campionato li ho giocati veramente. Ho fatto una bella doppietta, ragazzi. Mi escono sempre le cose più belle quando non registro. Forse sarà, non lo so cosa sarà. Però andiamoci subito, catapultiamoci in questa andata di quarto di finale. Si gioca a San Siro, giochiamo in casa prima e dovremmo fare una bella figura. Questo City non sarà facile da battere, ma noi abbiamo il dovere di provarci, non solo come Milan ma proprio come Zlatan Ibrahimovic. Dobbiamo farcela a tutti i costi. Io gliela voglio far vincere. Per il momento ci stiamo riuscendo, stiamo andando bene. C'è stata qualche difficoltà, sì, però siamo riusciti comunque ad andare avanti. E quindi credo proprio che oggi usciremo e avremo la semifinale in tasca. Ma ci deve andare tutto di lusso praticamente oggi. Tutto di lusso. Haaland non deve essere in giornata, il City tutto non deve essere in giornata praticamente, De Bruyne, Rodri, chi ne ha più ne metta, anzi chi più ne ha non li metta, grazie, gentilmente, così evitiamo goleade. Attenzione, bravo, dammela, no! Bellissima, no, Zlatan, mamma mia, il bello è che ho giocato questa mattina per arrivare qui alla partita contro il Manchester City ed è stato tutto bellissimo, tutto perfetto, partite che mi sono uscite veramente delle bombe clamorose, anche se magari ho giocato pochissimo. C'è stata l'ultima partita ovviamente che ho giocato praticamente 10 minuti, 15 minuti di gioco, però sono riuscito a fare un bel gol e un assist, quindi cioè mi escono cose fantastiche quando non registro, quando non sono in fase di registrazione. Poi ovviamente sono andato a mangiare, quindi ho spento la play, ho ricominciato adesso e quindi tutto è cambiato, no? È saltato tutto, la performance che avevamo prima sicuramente non riusciremo a continuare ad averla, soprattutto perché questo è il Manchester City e in campionato mi sembra che l'ultima partita è giocata col Bologna, mi sembrano cose del genere, quindi non esattamente allo stesso livello. Andiamo Leao, bravissimo, dammela, seguimi Leao, bravissimo Ibra. Bello, vai da solo. Vabbè, ormai dammela. Non così lunga. Ma perché? Perché così lunga questa palla? Se me l'avesse data sul piede, no,
me la sarei allungata io quel tanto che sarebbe bastato per poter sistemarmi per il tiro, no? E invece no, me la devi dare per forza chilometrica, così non posso andare al gol. Non posso andare al tiro. Il gol già è qualcosa di troppo di cui stiamo parlando. Al tiro magari sì. Per il gol si vedrà. Dai. Bravo. Vai, continua sulla fascia, dai. Perché non continuano? Guarda che poi sbagliano pure i passaggi. Perché sbagliamo le cose più semplici? Perché? Bravo. Vai, Ibra. No, è fuori gioco. Mannaggia la miseria. Primo tempo finito qui, dai. Non abbiamo fatto nulla in questo primo tempo. Però mi basterebbe anche il pareggio, eh. Cioè, sarei comunque contento. Meno male che è finito. Cioè, sbagliare quel passaggio così e permettere la ripartenza al City. Mamma mia, mi viene proprio il sangue acido mi fa venire sta partita. Ste partite mi fanno venire. Mamma mia. La cosa bruttissima, la cosa più brutta di questo gioco, probabilmente. La modalità più brutta di questo gioco. Peggio costruita, non c'è un minimo di cura nel dettaglio per queste modalità così single player. Dai, dammela qui. Peccato, a rischio sostituzione. E che ce devo fare io, mannaggia a voi. Dai, Leao, non riusciamo a tenere un pallone, figlio mio. Mamma mia, fisico zero. Completamente. Che pazzia. Ma perché mi è venuta questa idea di farmi la carriera giocatore? Che brutto, mamma mia, che brutto. Non l'avessi mai deciso. Mamma mia. Cioè, per carità, è divertente, nel senso, ricreare un pochino universi paralleli, finali alternativi e quant'altro. Però se il gioco fosse fatto bene, sarebbe qualcosa di molto più bello da giocare. Veramente. Vai da solo. Perché queste cose qui? Perché? Poteva andare da solo, invece no. Dobbiamo patire le pene dell'inferno, perché non ce la fanno a fare nulla di concreto, perché questa intelligenza artificiale è una delle più brutte che esista nel mondo dei videogiochi, e ne ho visti di giochi brutti, con l'intelligenza artificiale brutta. Mamma mia. Io non riesco a capire come l'intelligenza artificiale in un gioco possa essere così diversa a seconda della modalità di gioco in cui tu stai giocando. Una cosa fantastica, sinceramente. Però va bene così. Finisce 0-0 questa bellissima partita, bellissimissima, super perfetta. E va bene. Ce la giochiamo ovviamente poi al ritorno. Lì sarà tosta. Aia, la Juventus perde 3-1 contro il Liverpool. Brutta. Dobbiamo fare qualcosa di più. Intanto. Allora, ci andiamo a giocare la partita contro la Roma, però ovviamente esco subito, 5 minuti massimo e si esce, perché voglio avere la stamina al completo ovviamente contro il City. E niente, si perde 3-1 contro la Roma, ma io non c'entro nulla, io non ho nessuna colpa, mi dispiace, però avevo altre cose, altri obiettivi da dover fare, quindi...
Ho chiesto subito la sostituzione, ovviamente, sullo 0-0, a 5 minuti dall'inizio. Ah, belli sti cosi, eh? Belli, belli, belli. Sti investimenti. Allora, nonostante io sia uscito a 5 minuti all'inizio della partita, non ho comunque la stamina al 100%. Incredibile questa cosa, perfetto, bellissimo, bellissimo. Ci faranno il culetto a tarallo, ci farà così, ce lo faranno così, ce lo faranno. E va bene, si gioca all'Etihad Stadium, Manchester City-Milan, ritorno di questi quarti di finale di Champions League. City of Manchester Stadium si chiama adesso? Non si chiama più Etihad? Oh, vabbè. Comunque, fatto sta che ci giochiamo sta partita, sto bel ritorno. Vai, la vinciamo sta partita. Sta partita ce la dobbiamo fare un pochino più con i remi in barca, con il nostro Ibra. Anche se tutta la squadra è più o meno stanca, quindi faremo fatica e sicuramente non poco. E, mentre il City è tutto sono tutti riposati al 100%, è una cosa incredibile. Tonali. Pallone per Canales. Bella. Dentro? No, perché non l'ha data a qualcuno? Stavano arrivando al rimorchio, si poteva fare qualcosina di più, no? Palla verso il centro dell'area. No, Ibra, che cosa fai? Di testa? La prendo io. La volevo prendere io. Ibra, no! Era perfetto! Era un tiro bellissimo. L'avevo già visto, l'avevo già sognato sotto il 7. Peccato. Sarebbe stato bellissimo vincere magari contro il City al ritorno in questo quarto di finale con quel gol lì. Però ci siamo dovuti fermare solo al sogno, alla visione. Dammela che faccio il giro, che giro palla. No. Assolutamente non si può fare questa cosa, assolutamente no, Raccomando, cerchiamo di giocare proprio nel modo peggiore possibile, perché Ibra la Champions non la può alzare mai. No, Holland, che fai? Bravo Holland. Madonna, che culo che abbiamo ragazzi. Mamma, abbiamo rischiato tantissimo qua, Abbiamo rischiato tantissimo. Poteva andarci molto peggio, molto peggio. Ma perché mi dai questi palloni così difficili da gestire? Vai Leao. Non ci credo, ma che tiro è? Ma che tiro è questo? Che brutto! Che brutto, figlio mio! La mette in area. Ibrahimovic di testa, lasciare in calcio, bravissimo. Ho detto non sono sicuro se è calcio d'angolo, quindi la butto io. Ah, Ibra. Oh, peccato, vabbè, era bruttissimo, era impossibile prenderla meglio da lì. Dai, anticipiamo, attacchiamo sto pallone, attacchiamolo. Non aspettiamo sempre che ci arrivi sotto i piedi. Bennacer. Muovono palla per aprirsi spazi. L'hai visto. Occhio a Ibra qui. Che cosa cazzarola me la ripassi? Ma io non capisco sinceramente, ragazzi, Non ha senso. Che cosa me la ripassi? Ma tira che c'hai tutta la porta sguarnita, tira! Dai! Ma secondo voi questa cosa si può fare con tutta la porta sguarnita che c'hai? Qua devi spaccare la porta. Che cosa me la ripassi? C'è pressione, attenzione. Ma si può? Ecco perché vi dico, cioè, l'intelligenza artificiale nella carriera giocatore è qualcosa di bruttissimo, di fatto malissimo, per questo motivo. Intercetta bene. Mamma mia.
E va bene, è finito questo primo tempo. Mi sa che qua ce la si gioca non solo ai tempi regolamentari, ma forse anche a quelli supplementari. A meno che un'invenzione di Haaland non faccia finire qui la partita, o di De Bruyne, che del Milan non credo proprio, dei nostri non credo che nessuno si possa inventare niente di eclatante. Mamma mia. Ibrahimovic. Bravo. A quando tiriamo? Usa il fisico per tenere a distanza la Ibra, non ci credo. Vabbè, era facile da prendere. Stava lì Ederson. Occhio al tocco in mezzo. Vabbè, Ibra. Capisco che di gol così nei fatti e anche tanti e anche belli, ma non c'è più l'età, non c'è più quell'età lì. Tentativo di mettere pressione. Dammela. Dammela Ibra, non ci credo. Ibrahimovic, Zlatan, Ibrahimovic, ruba palla, poi si fa servire dal compagno, in aria, spara la saracca sul secondo palo ed è 1-0, e ora dobbiamo difenderlo, sto risultato, dobbiamo difenderlo subito, per forza, mettimi in difesa adesso. Stavo scherzando. Mi ha messo veramente in difesa. Ragazzi, stavo scherzando. Non dicevo sul serio, Pioli, non dicevo sul serio. Il mio mettimi in difesa era così per scherzare. Era il mio. Non dicevo veramente. Te lo giuro. Non ero serio quando ho detto quella cosa. Non ero serio. Perché mi ha messo difensore centrale? Che ho fatto di male? Non vuole vincere Pioli. Pioli non vuole vincere. Che senso ha che mi mette difensore centrale? Mamma mia, ho gestito la trappola del fuorigioco in maniera perfetta. No, Calabria, che cazzarola fai? No, io non sono difensore, non posso fare il difensore. Ai. Mamma mia. Che brividi. Che ansia, c'ho proprio l'ansia per questa partita. Dai che ce ne andiamo in semifinale. Dai che manca poco. Bravo Rodri. No, Mahrez, bravo. Bravissimo, sempre così, mi raccomando. Bellissima la palla di Ibra. Mamma mia, che visione di gioco sto ragazzone di 41 anni. Bellissimo, non ci credo. Parte tutto da Ibra con la sventagliata di 50 metri. Mamma mia, non ci credo. Stiamo vincendo contro il City 2-0 a casa loro, ai quarti di finale. Non ci credo, ragazzi. Da non credere. Wow. Dai, sul 2-0 potremmo anche, no? Direi che potremmo anche fermarci, no? Chiedere la sostituzione. Però non so, ho ancora paura che ci possano recuperare questi 10 minuti. Bravo Ibra. Mamma mia Ibra. Ibra Cadabra, anche in difesa. Fa sempre il suo. In realtà è meglio che ci ha spostato in difesa, è meglio, almeno non dobbiamo correre così tanto e c'è la rete, vanno a più 3 con questo gol. Pazzia! Che pazzia! 3-0!
Addirittura, mamma, e chi se l'aspettava? E chi se l'aspettava? E chi se l'aspettava? Canale sdoppietta, incredibile, incredibile. 9 di valutazione per il nostro Ibra. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Incredibile. No, non si passa da qui, non si passa, non si passa. E siamo passati al turno successivo. Siamo in semifinale, siamo in semifinale. Incredibile, incredibile, incredibile. Mamma mia, Ibra Cadabra non smette di stupire. Ibra Cadabra e Ibra Cadabra, Ibra Cadabra. Bellissimo, perfetto ragazzi, mamma mia, la cosa più bella che poteva succedere è successa. Wow, fantastico, fantastico, fantastico. E ora possiamo vedere chi è passato al turno successivo. Intanto è passato il Liverpool e questo lo sappiamo. Questo lo sappiamo. Allora, siamo passati noi ed è passato il Liverpool. Poi giocano il Bayern Monaco e l'Ipsia e Borussia Dortmund Real. E ancora non sappiamo chi sia passato fra quelle due partite. Allora, avanziamo un attimino. Cos'è? Sessioni disponibili? Ok, no, una. Avanziamo fino alla Juventus, così vediamo anche il tabellone per vedere se sono usciti ste semifinali. Milan-Lipsia. Oh, vabbè. Il Borussia batte il Real per 2-1 e il Lipsia batte il Bayern Monaco per 3-2. Incredibile. E quindi abbiamo Lipsia-Milan e Liverpool-Dortmund. Vabbè, al contrario, però ci siamo capiti. Mamma mia, belle partite, belle partite. Borussia Dortmund-Liverpool secondo me passa il Liverpool e quindi in un eventuale finale secondo me si potrebbe vedere Milan-Liverpool. E andiamo a replicare la finale di Atene 2005 se non sbaglio, sperando che non si replichi appunto il risultato, però sperando non si replichi il risultato, ma va bene così. Allora ragazzi, quindi ovviamente io vi do appuntamento al prossimo episodio, dove andremo a giocarci la semifinale di Champions League contro il Lipsia. E quindi io vi do appuntamento ad un prossimo video e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi.